Ciao a tutti, oggi vorrei parlarvi delle tempistiche del dritto. Quindi partiamo da questa posizione, belli piegati. Un attimo prima che il nostro avversario colpisca la palla, eseguiremo lo split step. Perno sul piede destro, portiamo la racchetta sul lato destro, ci affianchiamo, siamo nella posizione di cosiddetta ricerca di palla, i piedi devono essere attivi, mentre aspettiamo la palla del nostro avversario, la stiamo guardando. Un attimo prima che rimbalzi la palla, dobbiamo bloccarci, belli piegati, la base è bella ampia. Nel momento in cui rimbalza la palla, incominciamo a portare indietro la racchetta, la punta della racchetta verso il terreno. Ed è in questa posizione che il nostro peso deve essere per l'80% sulla gamba posteriore. A questo punto incominciamo a spingere col piede, tappo la racchetta verso la palla, busto si ruota, andremo a impattare la palla davanti al piede sinistro. Come potete vedere, il piede destro è in punta. L'importante è non impattare la palla col piede in questa posizione. Questo dovrebbe dire che non abbiamo trasferito la spinta e la forza delle gambe. Poi andremo avanti, allunghiamo il braccio e andremo sulla parte sinistra e così. L'importante è che il movimento che eseguiamo dopo rimbalzo della palla sia un movimento continuo, che può essere più o meno veloce. Inoltre vi vorrei consigliare un esercizio per migliorare il vostro focus sulla palla e la vostra concentrazione. E cioè, quando palleggiate con un vostro amico, nel momento in cui rimbalza la palla, potreste dire rimbalzo. E quando invece colpite la palla, dite colpo. Spero che vi possa essere utile. Vi ringrazio, alla prossima. Ciao!